Ovviamente la Befana è passata e noi abbiamo seguito in maniera forte, in maniera diretta, quella che è passata nel comune di Montorio al Vomano. Cari amici di pomeriggio, oggi ci troviamo qui nel Chiostro degli Zoccolanti di Montorio a Vomano per un evento dedicato ai bambini, ma non solo, a tutte le famiglie. È una Befana che viene con un giorno di ritardo, ma una Befana che ha radunato qui tantissima gente pronta a festeggiare, a chiudere in bellezza le feste natalizie. Andiamo a vedere. Don Paolo, come sono andate queste feste natalizie? Diciamo che sono andate abbastanza bene secondo le aspettative. C'è stata una grande partecipazione di pubblico, molto apprezzato è stato il presepe, raccontato nel dialetto montoriese per le varie attività passate e anche quelle ancora recenti che esistono. È stato molto apprezzato, molto, possiamo dire, anche divertente, perché è stata fatta in chiave molto simpatica. Quindi possiamo dire che questo progetto è riuscito abbastanza e quindi siamo soddisfatti. Sì, abbiamo visto una grande partecipazione, questo presepe itinerante che quindi ha anche svelato dei luoghi di Montorio che forse per molti sono dimenticati. Un po' dimenticati, per tanti altri mai visti, perché magari si arriva a Montorio per motivi commerciali, quindi si va soltanto nelle vie dove sono i negozi, mentre il presepe ci riporta anche in quegli angoli del centro storico che normalmente non vengono visitati, anche per il motivo che da alcuni anni sono chiusi per il sisma. Ecco, quindi augurandoci che le attività commerciali possano tornare nei loro luoghi e che quindi tutta Montorio possa tornare alla vivacità, no? Che ci ricordiamo negli scorsi anni, ma che piano piano comunque sta riprendendo in questi ultimi periodi. Don Paolo, vogliamo fare un augurio per questo 2024? Sicuramente sì, l'augurio che la ricostruzione possa proseguire velocemente, ed è un buon auspicio perché ci sono tanti cantieri aperti, tanti progetti della nuova amministrazione che si stanno già realizzando, quindi Montorio mese per mese la vediamo sempre più rinnovata, più bella, più accogliente. Quindi l'augurio che possiamo fare a tutti che venendo a Montorio possa trovarsi uno scenario sempre più nuovo, rinnovato, ma anche accogliente. Sono qui con la protagonista di questo evento bellissimo al Chiostro degli Zoccolanti a Montorio al Vomano, la Befana, questa vecchina che viene di notte con le scarpe tutte rotte, è arrivata con un giorno di ritardo. Tra Babbo Natale, le renne, con il traffico.
Ecco, dice che c'è traffico, Babbo Natale, Renne hanno ostruito un po' il passaggio, però ci siamo rifatti perché tantissimi bambini erano qui oggi a godere di questa presenza magica. Va bene, l'importante è abbiamo fatto il nostro dovere. Portato tante caramelle? Tantissime. Ma il carbone? So che i bambini hanno fatto i bravi. Hanno fatto i bravi. Niente carbone. Niente carbone quest'anno per i bambini, solo caramelle e buoni dolcetti. Grazie, cara Befana, ti aspettiamo il prossimo anno. Eccoci a questo meraviglioso tavolo dove sono imbanditi dei vassoi meravigliosi di crepe, anzi di neole, giusto? La signora Concetta è qui, maestra di neole. No, dilettante, no maestra. Però una ricetta tradizionale in questo luogo che è così anche... No? Caratteristico, che proprio narra di una tradizione, di una storia montoriese importante. Oggi insegniamo alle nuove generazioni. Sì, ecco, oggi stiamo facendo le neole, dolci tipici dell'Abruzzo, quindi di Montorio, e questi sono i ragazzi dell'oratorio che hanno scelto proprio hanno scelto cucina nel gruppo dell'oratorio, e allora sono bravi. Come ti chiami? Alice. Alice, stai imparando a fare le neole, ma ti piacciono? Sì. Com'è quindi questo gruppo dell'oratorio? È divertente, fate tante cose? Sì, molto creativo. Bene. Tu ti chiami? Ludovica. Perfetto, anche tu sei qui a imparare come fare le neole. Per chi le farai? Per mia madre. Benissimo. La signora... Ersilia, la signora Ersilia. Il gruppo appunto della cucina. La cucina dell'oratorio, ma nell'oratorio tante attività vengono. Tante attività bellissime, quest'anno proprio una cosa bellissima, diciamo che il bambino può scegliere qualsiasi attività e soprattutto può stare insieme agli altri e crescere, quindi passiamo delle bellissime, un'ora e mezza al sabato facciamo. Un importante strumento per fare aggregazione nei paesi, nelle comunità, i giovani che insomma riscoprono forse anche delle attività più genuine. Infatti stiamo insegnando, cioè stiamo facendo delle attività dove abbiamo recuperato delle ricette antiche, no? Il bocconotto in prima parte. Bocconotto immancabile a Montorio. Eppure fanno il bocconotto, proprio lo fanno i tarallucci, le crepe al cioccolato, le crepe anche per mangiare. E quindi è un momento di aggregazione, ripeto, e poi è un momento appunto per stare insieme, per fare tante altre attività. Eccoci nel tavolo delle crepe con Annalida della parrocchia, no? Dell'oratorio, del gruppo oratorio. Annalida, che è la colonna portante, diciamo, mi hanno detto. Non è vero. Però siamo qui a insegnare a questi ragazzi a cucinare le crepe. Ecco, un modo per tenerli vicino a delle genuine passatempi. Sì, è bellissimo stare con i bambini, e per me è stato meraviglioso. A una certa età i nipoti sono grandi e stare con loro all'oratorio è una cosa stupenda, anche perché loro vogliono fare e hanno imparato già tante ricette del nostro paese. Noi cerchiamo sempre, le crepe sono arrivate dopo, però loro hanno fatto di tutto, mi hanno detto i bocconotti, dai bocconotti, dai gnocchi, tutte le cose del nostro paese. Cerchiamo
abbiamo iniziato e adesso piano piano cerchiamo di andare avanti. Speriamo che il Signore ci doni la salute e possiamo collaborare. Lollo, cosa mangi? Sto mangiando una crepe. Ma questa chi l'ha fatta? Mia nonna. Ah, tua nonna. E come si chiama tua nonna? Vincenzina. Ma Vincenzina sta al tavolo delle crepe, vedo, quindi è bravissima. Ho visto che anche tu ti davi da fare. Eh sì. Senti, ma tu fai parte del gruppo dell'oratorio? Allora sì, io faccio parte di oratorio cucina. L'oratorio cucina va fortissimo, mi pare. Sì. Ci sono tanti bambini. Quanti anni hai? 10. Grande, Lolo, buon appetito. Grazie. Alessandra, ma quanti dolci hai mangiato oggi? Un po'. Senti, hai visto la Befana? Come ti è sembrata? Strana. Era strana, un po' bruttina. Lo so, ma quello è così, la Befana è brutta, però non fa niente, è tanto buona di cuore. Sì. Hai fatto la buona quest'anno? Sì, non mi ha portato nemmeno il carbone. Non te l'ha portato il carbone? E allora Alessandra ha fatto la buona, allora divertiti cara Alessandra, ci sono anche gli gnomi, hai visto? Vai a ballare? Sì. Ciao Alessandra. Gruppo Alpini di Montorio Alvomano è qui, in questa splendida Befana per l'Epifania di... Montorio Alvomano, nel chiostro degli zoccolanti si sente un profumino, niente male, è il vostro vin brûlé. Come lo fate? Beh, cerchiamo di seguire una vecchia ricetta: vino, rum, cannella, chiodo di garofano, zucchero, mele ed arance. Questo va provato, eh? Mi versate un po' di vin brûlé? Adesso proviamo se effettivamente la ricetta è giusta, vediamo. Eccezionale, allora, ricetta me la devo far dare assolutamente. Gruppo Alpini di Montorio Alvomano, insomma siete qui però svolgete tante attività importanti. Cerchiamo di essere utili alla comunità di cui facciamo parte, è un po' nello spirito dell'associazione in cui facciamo parte. Quello di mantenere le tradizioni, lo spirito di corpo e cercare di essere d'aiuto per gli altri. Queste feste a Montorio Alvomano hanno visto una grande partecipazione di pubblico a svariate iniziative. Voi alpini sempre presenti quando c'è da dare manforte anche agli eventi così, no, del paese? Sì, siamo sempre presenti, sempre disponibili. E veniamo chiamati sia dalla parrocchia che dal comune, siamo stati il giorno di Capodanno che c'è stato il presepe vivente qui a Montorio, c'è stato un afflusso di pubblico inaspettato, tanto che è finito tutto, sono finite le frittelle fatte dalla chiesa, sono finite il nostro vin brûlé e quindi va bene, siamo sempre disponibili. Ma quest'anno ci sarà un impegno, un importante avvenimento qui a Montorio? Sì, dopo 20 anni siamo riusciti a riportare il raduno sezionale qui a Montorio, un evento che ci onora e spero che la comunità e il gruppo riesca a essere all'altezza di tale evento. Sicuramente sì, abbiamo già un periodo, un giorno? Allora ci saranno 3 giorni, il 5, il 6 e il 7 luglio 2024. E allora 5, 6 e 7 luglio tutti qui a Montorio per il raduno sezionale degli alpini. Nel frattempo io gusto il mio vin brûlé e buona prosecuzione. Grazie mille a tutti. Sono in mezzo agli gnomi del bosco. Esattamente, il bosco del piccolo popolo dei guardiani dell'oca. Sì. Che meravigliosi abiti. Grazie, gli ha fatto il nostro meraviglioso sarto, direttamente dall'antro più oscuro e meraviglioso del bosco delle meraviglie. Sì.
Senti, che gnomo sei? Io sono lo gnomo giù, su per giù, all'incirca quasi. Beh, certo. Ah, un po' indeciso. Certo, non sono sicuro al 100%. E loro sono i miei compagni d'avventura! Suonano benissimo, ma questi bimbi di Montorio, in questo chiostro, ma vi seguono? Ci seguono, si divertono con noi, ballano, danzano, si divertono e mangiano anche delle caramelle gustosissime. Avete provato il vin brûlé? Ancora no, ma esiste ancora. Perché esiste. Da mille anni che non lo bevo, quindi per sapere. No, puoi bere. Provarlo, ragazzi, effettivamente, una buona idea, sì. Di la verità, che bevi sempre il vin brûlé? Solo il giovedì, solo il giovedì, solo il giovedì. Oggi purtroppo non si può. È domenica. E domani? E domani, domani è giovedì pure? Domani giovedì tu bevi sempre il vin brûlé. Allora meno vin brûlé e più succo di me. Esatto, e anche zuppa di pigna. Vedete la zuppa di pigna oggi? Non ce l'abbiamo. È buonissima la zuppa di pigna. Allora lasciamo i nostri gnomi ai bambini di Montorio al Vomano e continuiamo con la nostra Befana. Mariangela Cortellini, vice sindaco Montorio Vomano, oggi siamo qui nel chiostro degli Zoccolanti per un'altra delle tante iniziative che hanno arricchito queste feste natalizie a Montorio, tutte con grandi risultati. E siete soddisfatti, immagino, di sé. Cara Barbara, innanzitutto benvenuta, bentornata a Montorio. Sì, ha riscontrato un notevole successo questo calendario Gran Sasso Live Winter Edition 2023-2024. Siamo questa sera in questa splendida location dove si è fatta appunto il taglio del nastro di questo fitto calendario e c'è stata appunto l'apertura in questi luoghi storici del nostro territorio. Anche perché qui veramente c'è un museo meraviglioso degli antichi mestieri che vengono riscoperti anche da tutti coloro che vengono qui magari per godere di un evento come quello della Befana che è qui per i bambini oggi, però nelle stanze si scoprono dei tesori. Sì, noi all'interno abbiamo un museo di arti e mestieri, questo grazie al lavoro certosino di un carissimo cittadino oggi purtroppo scomparso, il signor Giovanni Gaviroli, per i nostri concittadini Giovannino, che ha lavorato per anni sulla ricerca di questi attrezzi e è riuscito ad arricchire questi locali, questi luoghi con facendoci tornare indietro nel tempo con le arti e i mestieri di un tempo. Oggi siamo qui per la Befana, c'è stato però anche un altro appuntamento molto importante, lo voglio ricordare, l'abbiamo seguito anche con Rete 8, il presepe vivente itinerante che ha fatto riscoprire dei luoghi di Montorio meravigliosi, a volte poco conosciuti. Sì, questo è stato anche uno dei tanti appuntamenti, credo quello che ha riscontrato un più notevole successo con appunto il presepe itinerante, ma fatto anche un presepe differente da quello che lo spettatore si può aspettare, in quanto c'erano delle scenette e degli aneddoti in dialetto montoriese. Bellissimo, infatti è stato veramente apprezzato da tantissimi che abbiamo sentito anche nel corso delle trasmissioni che abbiamo dedicato anche al presepe vivente. Io ringrazio in particolar modo Don Paolo, il nostro parroco, i ragazzi dell'oratorio con le loro insegnanti e accompagnatrici in questo percorso e ringrazio tutte le associazioni che ci hanno appoggiato e affiancato in questa splendida avventura. Tantissime sono anche le iniziative, insomma, che vi apprestate come amministrazione a affrontare in questo nuovo anno, un 2024 che già si prevede ricchissimo di novità. Sì, sotto l'aspetto degli eventi e della cultura stiamo già lavorando per il calendario estivo, ma anche, ci sono anche progetti che ci accompagneranno per tutta la primavera fino appunto al calendario di apertura del Gran Sasso Live estate. Quindi non sveliamo per il momento, insomma, i grandi appuntamenti, ma rimanete sintonizzate, venite a Montorio perché ce ne saranno di belle. Di tante, sì.
Eccoci qui nel chiostro degli Zoccolanti con un personaggio particolare, mutuato dal cinema, ma con una veste interessante proprio natalizia, quindi Shrek Elfo. Sì, sono Shrek Elfo, anche perché Shrek è amato dai bambini e sono venuto qui a Montorio a trovare i bambini. Ecco, facciamo vedere... Viaggio Walt Disney. Ecco, Viaggio Walt Disney. Adesso facciamo vedere che c'è proprio il physique du rôle dello Shrek Elfo. Eccolo qua, in tutta la sua altezza, perché è realmente un gigante. Certo, Shrek è grande. Saluto tutti i bambini. Mi raccomando, fate i buoni. Ciao da Shrek.